Quella youtuber, sono Ali Gamer. E oggi siamo insieme ad Ali Gamer su Kirby la stoffa delle Oe, un gioco psichedelico che vedete sul canale di Ali Gamer. Ascoltiamo l'introduzione. Siamo a Dreamland, un regno famoso per la sua tranquillità. E anche un regno dove faccia serie sopravvivenza. Se ciò che cerchi è quiete. Ultimamente però si dice che bazzichi uno stregone in palandrana che trasforma le persone in filo. Proprio così, filo. Un bel giorno, Kirby vide il suo cibo preferito, un pomodoro, in cima a un cespuglio. Chissà che bontà! Ma quando Kirby cercò di mangiarlo, apparve lo stregone in palandrana. Mi chiamo? Ehi, ma che fai? Smettila! Lascia stare il mio metapomo magico! Kirby inghiottì alla svelta il metapomo. Il calzino bianco appeso al collo dello stregone cominciò a brillare. No, dobbiamo ascoltare l'intro. Ascoltiamo Yoko Moko. Che strano questo prato, pensò Kirby. Sembra fatto di tessuto. Ma la sorpresa fu ancora maggiore quando Kirby vide che il suo corpo era fatto di filo. Poi vide un mostro filoso che inseguiva un ragazzo di filo blu. Aiuto! Kirby cercò di risucchiare il mostro. Ma l'aria passò attraverso il suo corpo. Kirby non sapeva proprio cosa fare. Ma improvvisamente si trasformò in un'auto e sfrecciò via con il ragazzo, facendo mangiare la polvere al mostro. A quanto pare, quello strano metapomo aveva dato a Kirby il potere di trasformarsi in un'auto e chissà cos'altro. Dice il tentatore. Aspetta, credo che l'intro sia finita. Dai! Get Fame salvato come dici, venendo in altro mondo. Wow, benvenuto a Toppalandia! Toppalandia. E questo è il primo livello del gioco, ti piace? Molto. Questo è il mio castello. Andiamo al castello di Topa. Ma... al castello di Topa! Di Toppa! Ah, Beethoven! Ciao Ali Gamer Batuffolo! E io sono una fragola di figo! L'abbiamo trasformato in un gomitolo, sbagliamolo su questo slime! Sei pronto Ali Gamer? Non hai rotto qua? C'è una stella suprema! Lanciala su Ali Gamer Batuffolo! Che stellone! Cosa cazzo è? Ma dai! Cioè, poi il filo dentro l'acqua, ma stiamo scherzando! Poi c'è Beethoven che ci fa compagnia nelle nostre avventure. Oh, guarda lì! Ma che cazzo è? Saltami sopra! Forse lampadario, cuccia cuccia. Sono entrato nella tua porta. Batuffo cotone! Una statua di Batuffolo! Dai, tirami! Sei un principe affatto maleducato! Dai, salta su, principe maleducato! Che cos'erano?
quei tizi. Siamo un Anvil. Trono del pin. Trono, abbiamo trovato il tuo trono. Lasciami, devo trasformarmi in una macchinina. Bravo, tu sai trasformarti in una macchina. Castello. Doppio clic. Adesso dobbiamo aggrapparci alla campana. Ding dong, ding dong, ding. Una parola. Perline. Rango dorato. Tutto rosa, mi sa un po' di femmina. E a me mi sa un po' di Eternal Love. Grazie per l'aiuto, disse il ragazzo di filo blu. Anche se non mi serviva, sono il principe Batuffolo. Da quando lo stregone Malandrana ha scucito Topalandia in sette parti, non si può più andare in giro senza imbattersi in questi orribili... Malandrana. Non fece in tempo a finire che un enorme ammasso filoso con tre occhi lo aggredì. Che schifo, smettila! Ma prima che la creatura riuscisse a mangiare il principe, Kirby si trasformò e con un gran balzo le piombò addosso, riducendola in mille fili. Uno di questi scese a spirale vicino a Kirby e Batuffolo, emanando una luce intensa. «Eccolo! È il filo magico!» esclamò il principe. Quel filo era proprio ciò che stava cercando. Lo stregone Balandrana lo aveva sfilato da Toppalandia. Adesso stiamo cucendo! Cucita! E chi è? Fiori! Il filo magico si insinuò nel tessuto del regno e ricucì due parti di Topalandia. Parti di Topalandia! Devo assolutamente ritrovarli. Kirby, altruista come sempre, decise di mettersi al servizio del suo nuovo amico. E fu così che cominciò la loro avventura per ricucire Topalandia. Io sono l'inventore di questa storia. Cucia. Dai, non incazzarti. Toppa erbosa. Ecco, siamo andati in Toppa erbosa. Giardini sorgivi. Sono un'automobile, riferimento molto ovvio a Happy Wheels. Ma c'è un cazzo! Che mi pare di tizio. Grazie Angelica, perché quel mostriciattolo si chiama Angelica. Divano floreale, che fai? Lancieri del cavolo. Dobbiamo distruggere abbassare la torre. Non puoi farlo un calassù. Sì.
Cioè qua con la faccia del cazzo. Comincia il delirio. Comincia il delirio. Angelica! Mi aiuti? Qui c'è una nuvola! Sembra un portale, fammi saltare là sopra! No, è soltanto una decorazione fasulla! Lo so manco io, questo gioco è imprevedibile. Vieni su. Vengo su. Sembra quasi Rayman Origins. Non lo so neanche io. Dai, dobbiamo andare all'avventura, comincia il delirio. E le Kiria! Ma erano gli Eternal Love! Bravo! Lupo nero! Oh! The Grief Master! Cacchio! Vai! Che video sparo! Va bene! È un lupo caro! Come stai guidando? Mettilo per... così piatto, vai, prova adesso. Non mi funziona! Muovilo tu! Vediamo se va bene, funziona. Le freccette? No, prova tu! Muoviti usando le freccette. Che vai all'indietro? The Grief Master! Ammazza quello sopra! Viva il tuo jetpack! Ammazza tutti! Ok, Sharko! Devi fare missili! Yeah, we are the force. Abbiamo raggiunto il rango d'oro. E ti fa il rango d'oro. Ma cosa fai? Raccolgo. Siamo tornati una fragolina e un mirtillo. Due cretini praticamente. Una fragola e un mirtillo. Ok. Dai, saluto. Allora, quando tu devi salutare dovrai dire buona permanenza sul canale e see you next time. Sì. Dai, dillo. Buona permanenza sul canale e see you next time.